Siamo dietro, siamo qua. Se ne andiamo più un casino. Poi finalmente aveva visto dentro. Ci hanno fatto la visita. Adesso ho visto che Putin. C'è questa cosa rosso-nera. Ma abbiamo su scritto bene. Scritto bene. Tu sei portato due ombrelli, eh? Proprio... Ma sembrava bene. No, uno è per la... Grazie. Questo aspetto, non so come chiamarlo, trovando il momento giusto. Allora, il parato sul progetto, che non ho mai. Maurizio! Io. Oggi siamo 2 agosto, sarebbe la dimostrazione del nazisti quando erano istermini i popolo rome cinti. E già ogni anno si fa, oggi c'era a Roma, c'era tipo europeo questa dimostrazione pacifica e chiediamo i doveri, poi i diritti. Poi, visto che la situazione a Firenze, poi ci siamo a Firenze, è un po' cioè, messi male perché cominciano un po' le situazioni, diventano più duri, no? Perciò non dobbiamo farli, cioè, come che c'erano nella guerra, non torniamo ora, cioè dopo 50 anni facciamo un'altra volta il razzismo, cioè io credo non va bene perché qui ci sono i popolo rom che anzi sono la terza generazione che diventano, sono cittadini fiorentini, no tutt'altro che diventano qui, il popolo italiano diventano, non è solo noi. Qui come siamo con altre associazioni, grazie a tutti, io spero che saluto tutto il mondo, che chi vede, spero che vada meglio, perché come oggi la situazione non va bene così, ogni giorno capitano le situazioni contro i popolo rom, contro gli extracomunitari in generale, cioè io spero che non torna il razzismo a Firenze, perché non è facile per uno straniero, addirittura per uno rom. Grazie a tutto, a tutti. Io penso che e credo che vada tutto bene. Si avvicina il giorno della liberazione di Firenze, l'anniversario, l'11 agosto. Oggi abbiamo voluto ricordare l'olocausto del popolo rom e sinti nei campi di sterminio razzista. Per noi è un gesto ancor più doveroso, nonostante le dimenticanze istituzionali, ancor più doveroso perché oggi assistiamo a nuove forme di razzismo e di attacco ai cosiddetti diversi. Si sa da dove si comincia e non si sa dove si finisce. Quindi per noi essere qui con questo striscione
A ricordare l'olocausto del popolo Rom e Sinti significa ricordare a tutti che questo popolo continua a essere discriminato. Questo è un impegno che stiamo portando avanti all'interno dell'estate antirazzista che si è lanciata come rete antirazzista fiorentina, a cui hanno aderito anche varie altre associazioni. Nel clima generale gravissimo che c'è ora in Italia, alimentato dal governo, da Salvini e dai suoi soci, e che è alimentato anche da gran parte dei media, per un'invasione che non c'è, per una pericolosità dei migranti che veramente non esiste. Ecco, su questi imprenditori della paura, che sono chiaramente anche fascisti, perché si muovono con al centro uno spirito razzista che è chiaramente anche fascista, ecco, noi crediamo che bisogna rispondere anche quotidianamente, potendo, con iniziative nei quartieri, nelle piazze, cioè questa iniziativa che con i Rom, per diciamo sottolineare l'importanza del Porraimo, cioè della strage fatta da nazisti dei Rom, dello sterminio fatto dai nazisti, ecco, credo che sia importante, perché i Rom veramente sono all'ultimo gradino della scala, quindi partire da loro. Poi come associazione dobbiamo portare avanti, abbiamo dei debiti in qualche modo in questa città, perché esiste da anni un campo, il campo del poderaggio, per cui ancora non sono previste processi di uscita, di inserimento abitativo, eccetera. Noi dobbiamo portare avanti insieme ai Rom questa vertenza con il comune, dobbiamo in qualche modo ricollegare la vertenza dei Rom a quella generale per i migranti e contro il razzismo. Questo è il senso anche di questa iniziativa di oggi. Anni ce ne sarà un'altra in Piazza del Duomo contro il razzismo dilagante. Ecco, credo che queste iniziative abbiano un senso, perché dimostrano che in questo paese c'è anche chi si vuole opporre al clima deteriore, al clima razzista e fascista che il governo intende portare avanti. Fra l'altro i Rom e i Sinti sono in gran parte, in grandissima parte, cittadini italiani da secoli. In quella parte invece che è venuta dalla ex Jugoslavia negli anni 80 e 90, è anche quella parte fatta ora di cittadini italiani. Quindi la frase di Salvini, veramente esecrabile, che dice purtroppo ce li dobbiamo tenere, è veramente una frase vergognosa, che lui, di cui appunto Salvini, se avesse un minimo di decenza, si dovrebbe vergognare, perché lui è il ministro di tutti gli italiani e non è il ministro solo dei leghisti e dei fascisti. Un po' questo.